Allora, buongiorno a tutti. In realtà noi qua siamo a rappresentare una nuova disciplina, il water basket, non so se l'avete mai sentito. Anche... non è uno scherzo, io ho fatto anche se esiste, c'è un campionato, io ho fatto anche due allenamenti. Qua proprio a Firenze, tu sei stato in Vasca? Sì, sì. Non l'ho provato mai, se non sbaglio. Non l'hai provato? No. Ti consiglio. A parte che la moto è uno degli sport più faticosi che esista al mondo. L'ho provato e mi sono sollevato la Vasca, nonostante io abbia iniziato tra l'altro come nuotatore, perché comunque insomma, il nuoto forma, quindi la prima cosa almeno... I miei genitori pensarono al loro tempo fu quella di mettermi in vasca. Poi fui conquistato dalla pallacanestro e ottenni successi fino a 3 anni fa, insomma, dove ho deciso di smettere, anche se insomma, la mente vorrebbe essere ancora molto spesso, quando vedi i ragazzi in campo vorresti ancora partecipare e inserirti nelle dinamiche di gioco, però ovviamente il fisico non ti segue fino ai 41 anni che mi ritrovo addosso. Devo dire che la pallacanestro mi ha regalato tantissimo, mi ha regalato insomma, emozioni, la passione probabilmente ce l'ho messa io perché fin da bambino ricordo la maestra delle elementari che mi diceva basta scrivere i temi sulla pallacanestro, cambia sport se non altro, perché comunque per me era una passione ma anche una fissa probabilmente, perché parlavo unicamente di pallacanestro, il mio sogno era di comprare palloni per giocare, di investire, già a suo tempo volevo una mia palestra o un campetto o qualcosa dove giocare dalla mattina alla sera, perché credo che insomma, quando un ragazzino, quando un bambino si appassiona allo sport, gli entra nelle vene, poi troverà, per me è stata la pallacanestro, però io ho amato il nuoto, ho amato la pallanuoto, anche se non la praticherò mai, non l'ho praticata perché è troppo faticosa, ripeto. E, lo sci, il golf, la vela, il calcio, la pallavolo, che sia. Mi piace fare sport, è ovvio che ho seguito una mia passione, ho cercato una mia via e sono stato fortunato perché comunque sono arrivato a vincere 5 campionati, sono arrivato a vincere una medaglia olimpica, ho vinto 4 medaglie in totale con la nazionale, quindi un sacco di soddisfazioni. Però io continuo a dire che la passione vera io la trovo, l'ho trovata sicuramente nel raggiungimento di certi obiettivi, però nel momento in cui passi al professionismo diventa necessariamente un lavoro. La passione vera io la vedo nei ragazzini che alleno, nei ragazzini che trovo in ogni palestra dove si va insomma, a visitare le varie società, le varie iniziative di pallacanestro. Io vedo questi ragazzi che appena vedono un pallone cominciano a palleggiare, vogliono tirare, vogliono comunque migliorare. In questo ovviamente ci deve essere la forte mano degli allenatori, perché comunque gli allenatori devono sapere educare e indirizzare un pallone, parlo della mia esperienza, un pallone non va soltanto preso, palleggiato e tirato, ma va gestito. Lo sport di squadra insegna che il pallone va condiviso. Molto spesso è più importante il gioco senza la palla che il gioco con la palla nella pallacanestro. Ci sono delle dinamiche che diciamo costruiscono la vittoria sul campo da pallacanestro che non sono legate alla base, al far canestro, ma a non far canestro, a passare la palla, a saper gestire i momenti della partita. Dico questo perché la pallacanestro per me è stato un insegnamento per quello che poi è diventata la mia seconda professione, ovvero il dirigente, perché in questo momento sono dirigente all'interno del Pistoia Basket 2000, che è una società di serie A unica in Toscana, ma abbiamo un campo d'azione anche più vasto, perché comunque in Liguria, in Lazio, in Umbria non abbiamo nessuna squadra di primo livello, nessuna squadra di serie A. Quindi improvvisamente ci sentiamo anche portatori di una nuova idea,
perché siamo cresciuti da, da una società di serie C, di serie B, arrivata in Lega 2, per anni ha, ha lottato, poi è arrivata in Serie A e adesso sta rappresentando un nuovo modello, un modello che investe sui giovani, è un modello che investe sul, sulle novità, su quello che sarà il futuro della pallacanestro, dello sport. Tant'è che io oggi qua sono sicuramente come sono in veste di ospite, di testimonial, però sono anche parte interessata perché in realtà il progetto che sto seguendo, in particolare su Pistoia, è una sorta di cittadella dello sport che nascerà all'esterno del palazzetto, attorno al palazzetto, dove la nostra idea è quella di proporre qualcosa di innovativo per il mondo della pallacanestro in questo momento, ovvero una nuova foresteria, una nuova palestra, un percorso salute, una mensa, uno spazio commerciale dedicato esclusivamente allo sport, una cittadella dello sport a tutti gli effetti. Stiamo lavorando con l'amministrazione comunale proprio perché nasca qualcosa che abbia un senso. È ovvio che i costi e i benefici vanno sempre calibrati, però proprio iniziative come questa, alla quale assistiamo, esposizioni come questa, alla quale assistiamo questa mattina, per noi sono fondamentali, perché raccogliere spunti, raccogliere idee per la progettazione, ma soprattutto per la gestione futura di quello che sarà il movimento che ipotizziamo, è fondamentale, perché non posso costruire qualcosa che poi non riuscirò a gestire. Non posso guardare unicamente ai costi di realizzazione, la maggior parte di quello che mi impegnerà in futuro sarà proprio la gestione poi che io dovrò calibrare sui giovani che avrò da amministrare nel momento in cui farò degli acquisti, nel momento in cui dovrò costruire delle squadre, nel momento in cui dovrò alimentarli, dovrò in qualche maniera farli allenare, gestire due strutture, perché comunque oltre al palazzetto ci sarà la costruzione di una palestra, la gestione delle singole bollette della luce, quindi la creazione di una centrale che comunque mi gestisca o comunque mi rivaluti l'approvvigionamento energetico di cui avrà bisogno la palestra, la mensa, il palazzetto stesso e le foresterie. Per me è fondamentale nel momento in cui poi dovrò fare i conti totali della società, perché comunque l'idea è quella di ottimizzare le spese inizialmente, ma possibilmente andare nel guadagno nel futuro. Lo sport ci insegna che da soli, almeno lo sport di squadra, la pallacanestro, da soli non si vince, quindi quello che ho imparato sto cercando di metterlo in pratica. Da soli non si vince, quindi avrò bisogno dell'amministrazione, delle forze, anche dei privati che avranno intenzione di investire in questo progetto, e oltretutto so che, soprattutto per quello che riguarda i giovani, non basterà mai un anno, due anni, tre anni. Io devo investire sul tempo lungo, devo credere nel progetto, devo studiarlo bene, ma poi devo anche coltivare il mio progetto, devo investire nel mio progetto anche nel tempo lungo, non soltanto nel tempo breve. Purtroppo le dinamiche dello sport in questo momento ci portano a delle situazioni dove vediamo un allenatore che viene messo in discussione dopo due, tre partite, quando un allenatore dovrebbe essere messo in discussione forse dopo un'annata, ma forse anche due, perché comunque se io voglio allenare devo crescere la squadra nella quale ho investito, non posso aspettarmi i risultati dopo un mese, dopo due mesi. Quindi non devo puntare soltanto sull'immediato, ma sul tempo lungo. E quindi sono assolutamente interessato a quello che potranno essere le esposizioni di questa mattina. E niente, questa è la mia testimonianza, non racconto più di tanto della pallacanestro perché non vorrei uscire fuori tema e non vorrei, insomma, 21 anni di carriera sono lunghi, mi fermerei qua. Grazie.